Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi vediamo insieme il set 60070. Set del 2015, uscito ad un costo di 30 euro. È un set particolare perché è un set esclusivo in molte nazioni, non è presente nei comuni cataloghi. Costituito da 263 pezzi e due minifigure. Il nome del set, inseguimento sull'idrovolante. Sono presenti due minifigure, come dicevo. Prima di vederle più nel dettaglio, voglio farvi vedere il libretto, anzi i libretti delle istruzioni. Sono due, uno per montare la macchina e l'altra per l'idrovolante. Ok, voglio anche farvi dare un'occhiata al resto della serie. Questa è la polizia della palude. Come potete vedere, il set in questione non è presente, quindi come vi dicevo, non è presente nei classici cataloghi. Una serie, quindi questa uscita nel 2015, davvero davvero carina. Sto cercando di recuperarla di livello perché quando uscì non la presi tanto in considerazione. E tutto qui. Ok. Sono presenti due minifigure, un poliziotto. Per quanto riguarda le minifigure, c'è da dire che non c'è nulla di esclusivo di questo set. La minifigura del poliziotto è presente in ben 6 set, e quella invece del cattivo è presente in ben 3 set, quindi nulla di particolare. Però questo non vuol dire che non siano carine. Infatti è stampata, come vedete, sia sulle gambe che sul torso, una sola espressione facciale e una piccola stampa anche sul retro, casco e visiera, e come accessorio delle manette. L'altra minifigura, come dicevo, è quella del cattivo, però comunque, nonostante non viene ripetuta in diversi set, è comunque molto molto carina. Bella questa collana fatta con i denti di un qualche animale. Quale animale? Molto probabilmente, eccolo qua, questo animale, un alligatore. Perfetto. Barba, quindi un po' incolta, e questo berretto tipico dei ladri o dei criminali in generale. Insomma, molto molto carina. Per quanto riguarda poi gli accessori e altri elementi così particolari, è presente questa diciamo così, piccolo playset della palude. Ricordiamoci che siamo in una palude, l'intera serie questa è dedicata, è ambientata in una palude, con un piccolo ricovero dove all'interno vengono alloggiati, come vedete, dei soldi e un lingotto d'oro. Questo è una sorte di piccola, così, un piccolo posto dove vengono conservate, diciamo, lingotti e soldi rubati proprio dal ladro. Poi è presente questo splendido coccodrillo, guardate che bello, con gli occhi stampati. Anzi, è davvero fantastico. È possibile muovere la coda, vedete? E si può aprire anche la bocca. Davvero, davvero carino. Ah, qui poi è utilizzato un singolo pin di questo tipo per poter unire la coda con il resto e permettere anche il movimento. Ragazzi, bella, davvero davvero bella. Veniamo alla parte più importante del set, che è l'idrovolante. Non solo la parte più importante, ma anche la parte migliore del set. A me piace tantissimo questo idrovolante. Guardate che bello l'utilizzo di questi due, bellissime. Sono presenti alcuni sticker, alcuni adesivi, police, anche dall'altro lato qui, con il simbolo del distintivo della polizia con le ali, e poi anche qui sono presenti altri due
adesivi. Comunque ragazzi, l'idrovolante è davvero davvero fantastico. Da ogni lato lo guardiate, è davvero davvero bello. Da notare, come sempre, io ve li faccio notare sempre l'effetto, cioè l'utilizzo delle luci, classica verde e rossa. Qui e poi sono presenti anche qui. Poi è bellissimo pure l'utilizzo di queste luci, le luci classiche della polizia, così poi lampeggiando quando c'è appunto un inseguimento, una missione da compiere. Questo è il motore, guardate che bello. Ok. Ragazzi, è fantastico. Qui ovviamente è possibile alloggiare il nostro pilota. È un po' difficile aprirlo, dire il vero. Eccolo qua. Qui c'è giusto lo spazio per mettere il nostro poliziotto all'interno. Ok, bellissimo. Passiamo poi all'altro elemento presente nel set, che è questa stupenda stupenda Jeep. È stracolma di accessori. Innanzitutto diamo un'occhiata prima all'auto. È presente questo piccolo adesivo. Scusate per... Eccolo qua, piccolo problemino. Ok, come vi dicevo, ho notato che era aperto il cofano. Un piccolo adesivo con il numero del set, un altro qua, e poi sono presenti questi due adesivi qua a mimare, diciamo, una sorta di una specie di legna, come se fossero due inserti di legno. Vedete che belli, con i chiodi fissati ovviamente all'auto. È stracolma di accessori. Presente una luce, questa poi può essere indossata, diciamo, dal pilota. Un'ascia, una pala, e questa qui invece è presente anche in doppia copia. Quindi queste due pale, per andare insomma su una canoa oppure su una barca. Uno zainetto che può essere indossato dalla nostra minifigura. Ecco qui, faccio vedere l'effetto. Ecco qui, l'effetto è questo. Quindi qui dentro poi possono essere alloggiati, ad esempio, faccio vedere. Eccolo qua. Quindi quelli che vi dicevo prima, lingotto d'oro e soldi, possono essere inseriti qui dietro, in questo modo qua. E quindi trasportati in questo modo. Ovviamente l'interno è apribile, spazio per una sola minifigura. Bellissimo pure l'utilizzo di questi due brick, che creano questa sorta di V, bellissimo. E poi se avete necessità di uno spazio supplementare, eccolo qua. Qui il cassone è completamente utilizzabile per posizionare all'interno oggetti. Ragazzi, il set è un'esclusiva e i mezzi e la cura che gli ingegneri hanno avuto per questi due mezzi è davvero, davvero unica. Trovo che sia un set davvero straconsigliato, bellissimo, come avete potuto vedere, pieno di accessori, pieno di elementi. E che dire, io se riuscite a recuperarlo ve lo straconsiglio. Ok,
questo video è tutto. Io come sempre vi invito a lasciare like, commenti, iscrivervi al canale e come sempre buona costruzione a tutti.